Yeah.
Grazie, buonasera a tutti. Grazie, grazie di cuore per la finalità. Anche in forma, dai, questa sera vi presentiamo prima del bellissimo spettacolo di Alex. Il nostro set. Thank you.
adesso ci siamo a proporvi alcuni brani dal nostro album che si intitola Electric Stillness. Il primo è uno strumentale che si chiama Hijacked. Eyes are closing, and so is the mind. When my eyelids falter, live in me, delighting the blind. That seems of an ancient shipwreck rush to the hazy moon. The way it always starts implies a way it always. Thank you.
sera, abbiamo già venuto a vedere la vita, ci sono grazie. Grazie. I ritrovamenti insomma di queste ricerche per il libro e sono delle stampe originali tra l'altro di fotografie dell'epoca, dai negativi dell'epoca. Questa ad esempio è una locandina di un concerto al Linus Club, una discoteca provincia di Ravenna, domenica 17 agosto, era agosto del 1975, del manifesto un po' spartano però molto bello, solamente si vede molto bene scritta la grafica del retro, l'ingresso lire 4.000 lire costava all'epoca dei concerti, probabilmente ricordate era considerato un prezzo anche troppo alto, infatti spesso c'erano incidenti e persone che volevano entrare senza pagare il biglietto. Una cosa molto simpatica di questi concerti che facevano in anagrafe spesso l'estate, no? È che la temperatura degli eventi in Italia era molto alta, insomma di agosto qui diciamo molto alta, e in anagrafe avevano come caratteristica quella che spesso facevano due concerti addirittura nella stessa giornata, cioè suonavano il pomeriggio e poi la sera. Qui immaginatevi anche lo sforzo insomma di sostenere due set completi di musica nella stessa giornata, all'interno della stessa giornata. Nelle foto che vedete all'ingresso ce ne sta una molto simpatica, sono tutte foto di Eric Jackson, che ho voluto un po' dedicare a lui, come penso sia giusto insomma questa mini esibizione, questa piccola mostra. C'è una molto simpatica di David che sta attaccando il sassofono, sta per iniziare a suonare, anche quello è un concerto dell'agosto del 75, e vedete che praticamente è in pantaloncini corti, ed è buffissimo perché in realtà se osservate le foto invece serali, no, dei concerti serali, c'era proprio questa dicotomia, cioè un pomeriggio tutti in mutande, perché chiaramente faceva caldo, per cui chi suonava con l'infradito, chi suonava con pantaloncini corti, col costume, no? E la sera invece tutti quanti vestiti benissimo, con i gruppi dell'epoca molto glamour, con le vestaglie di raso, con tutte quante le cose eleganti. Era un po' una delle caratteristiche di questi concerti che erano più, diciamo, a dimensione di uomo. E riguardo appunto questa cosa dei doppi concerti, volevo ricordare una cosa che dichiarò Peter Emmy qualche anno fa, quando chiese come facevano a sostenere questo ritmo, di suonare due volte lo stesso giorno, lui raccontava che facevano il primo concerto, poi tornavano in albergo, si facevano un paio di canne, si bevevano un bel caffè rinforzato, tornavano a suonare e dicevamo felici. E effettivamente era così, erano altri tempi. Un altro elemento importante di questa grande narrazione che Paolo Carnelli ha effettuato, raccogliendo tante memorie, è anche l'elemento della politica. I Mandelgraf in particolare trovano grande fortuna in Italia, che si scioglieranno poi alla fine di una tournée italiana, quella del 72 se non sbaglio, poi parleremo anche di questo. L'Italia rappresenta quindi qualcosa di molto importante e formativo per loro per quanto riguarda i concerti. Questi concerti però sono anche un momento di grande tensione per motivi politici. Paolo ci ha detto che le contestazioni, gli autoriduttori dei biglietti erano evidentemente all'ordine del giorno. Io ricordo una cosa, è una testimonianza che Paolo ha raccolto, abbiamo parlato anche in radio di recente, questo giovane intervistatore si rivolge a Peter Hamill, il cantante di Mandelgraf Generator, chiedendo: ma questo è di destra o di sinistra? Emil aveva difficoltà a dare una risposta, soprattutto perché era così schematica, alla fine diceva vabbè, però un po' più di sinistra, quasi come grande concessione. La politica è una cosa che loro hanno affrontato per forza in Italia. In un'altra intervista Peter disse: voi italiani avete una brutta caratteristica, una brutta mania, volete politicizzare tutto. E in effetti era così, perché comunque i concerti dell'epoca venivano organizzati da qualcuno. Questo qualcuno poteva essere il grande organizzatore dell'epoca, il Mamone, oppure piuttosto che, non lo so, il Tucci Meio,
del Salvatori o delle Zate, perché già c'era delle Zate, no? Sicuramente conoscete un po' questi nomi, che ricordate, per cui era demonizzato e chiaramente c'era tentativo di sfondare per entrare senza pagare il biglietto e dover far arricchire l'organizzatore. Oppure, come successe nel 1975, interi tour di Van der Graaf erano organizzati da movimenti sinistra, per cui il quotidiano dei lavoratori, per cui finanziamenti per la stampa alternativa, e chiaramente questo creava un altro tipo di problemi, perché un'altra frangia politica cercava di danneggiare questi concerti e fare in modo che non andassero a buon fine. Cosa emerse da questo conflitto? Emerse che nel dicembre del 1975 Van der Graaf arrivano al Palaeo di Roma, suonano davanti a quasi 20.000 spettatori, una cifra assolutamente ragguardevole, però quando la mattina dopo si svegliano, vanno a prendere il camion dove avevano tutti gli strumenti per continuare un tour che avrebbe dovuto portarli per la prima volta anche proprio in Meridione, qua in Sud Italia, il camion non c'è più. È stato rubato, sono stati rubati tutti quanti gli strumenti, di conseguenza il tour deve interrompersi. E inizia un po' tutto un pellegrinaggio che poi a cui è dedicato un capitolo intero del libro, si intitola When in Rome, proprio cioè quando arrivi a Roma stai attento, che era un titolo di un articolo comparso sulla stampa inglese all'epoca. E insomma, sintetizzando, forse la cosa più carina da dire è che loro, per recuperare questa strumentazione, entrano addirittura in contatto con un mafioso, un boss mafioso che è in America, che gli telefona poi la notte e gli dice più o meno dove è stato nascosto il camion con tutte quante le apparecchiature. Non riescono a recuperare tutto, fatto sta che fuggiranno poi dall'Italia e ci torneranno soltanto tantissimi anni dopo. Purtroppo questa è un po' la faccia, diciamo, peggiore dell'epoca. Ricordiamo un concerto di Muir a Palermo di Roma con tutti quanti gli incidenti del caso. Insomma, era un periodo un po' particolare che ci fu bisogno di qualche anno per riprendersi da tutta questa situazione. I Van der Graaf poi si sono riformati nel 2005, sono tornati nuovamente in Italia, anche quest'anno saranno ad esempio la Pistoia Blues, quindi continua questo grande amore, ma con quali caratteristiche oggi gli italiani con un accordo di Van der Graaf? Ma c'è sempre una grande attenzione, diciamo che io sono convinto che poi i concerti italiani sono sempre tra i più belli, tra i più sentiti, tra i più partecipati, anche perché poi si sono tenuti pure delle location un po' particolari. Ricordo il concerto a Gardone di Riviera nel 2005, nel Vittoriano, che erano di Del Munze, insomma, un concerto bellissimo, a Taormina suonavano nel 2005, i batteristi sono ancora più lunghi dei tastieristi, non pensavo. Thank you.
quale band è Johnny Jackson. E adesso possiamo parlare un po' in italiano. L'ultima volta che abbiamo fatto questo show in giro e non sapevo più che lingua parlare, però non so niente di pugliese, quindi magari se qualcuno poi mi insegna qualche frase, la prossima volta che torno posso parlare in pugliese. Il prossimo brano parla di una stanza, di qualcosa che ognuno di noi ha, la propria stanza, che può essere il proprio mondo, il proprio territorio privato inaccessibile agli altri. È vero, Mr. Jackson? Oh, everyone has his own room. Oh, yes. And you have your room. I have my room. You have your room. This is my room. This is my own room. Well, today we will share my room. Condivideremo con lui la sua stanza. Thank you.
Yes, you are out of here.